Diamo inizio a questo ultimo nostro incontro di questa festa che abbiamo voluto tentare di fare perché ritenevamo importante anche come associazione cercare di dare il nostro piccolo contributo per far conoscere, per discutere sopra Cuba, sopra l'America Latina, sopra i processi importanti che avvengono in America Latina. Fine mese ci sarà le elezioni, il secondo turno in Brasile. E quindi un momento delicato e importante per il futuro non solo dell'America Latina. E volevamo fare questa festa per due motivi. La prima, lo abbiamo fatto ieri in un incontro con una serie di associazioni di solidarietà con Cuba per tentare di mettere intorno a un tavolo questo variegato mondo, tenendo presente ovviamente le autonomie di ogni organizzazione, ma cercare d'insieme di cominciare ad avere un dialogo che spesso manca a livello dell'associazionismo in Italia. L'altra è il motivo di questo incontro, l'incontro di questa sera, nel quale purtroppo sono venute a mancare una serie di persone che ci avevano dato la loro disponibilità a venire, però ovviamente noi possiamo essere responsabili solo per le nostre azioni, non per quelle degli altri, ma comunque la serata di stasera ha un senso importante perché, e lo ringraziamo fin da adesso, è qui con noi Donato Di Santo, sottosegretario agli esteri, con la delega sull'America Latina, quindi una persona che riveste un ruolo importante all'interno del governo. E il motivo, dicevo, di questa festa era proprio anche in questa iniziativa quella di cercare di far dialogare le forze politiche dell'Unione e del governo sopra Cuba, sopra l'America Latina, per cercare di ricostruire, di costruire un percorso per i prossimi 4 anni di questa legislatura. Quindi questi due temi credo che al di là di alcune cose che dovremmo modificare nei prossimi anni, di capire meglio, di mettere a fuoco alcuni aspetti di questa nostra festa, credo che da un punto di vista politico sia un risultato perché appunto le serate di ieri l'altro con le associazioni e il dibattito anche di stasera credo rappresenti da un punto di vista politico un inizio di percorso che noi vogliamo continuare nei prossimi anni. Io non mi dilungo anche per dare la parola ai nostri graditi ospiti, c'è una novità qui alla mia destra, c'è Miguel Mejides che è uno scrittore cubano dell'UNEAC. Che non doveva essere, non l'abbiamo inserito nel programma perché abbiamo saputo solo dopo che era in Italia per un suo tour, per presentare il suo ultimo libro, fra le altre cose lo potete trovare sui tavoli qua alla mia sinistra, ma abbiamo coinvolto perché crediamo importante, visto che c'era questa occasione, di parlare anche con lui per capire, per approfondire anche il tema della cultura. Come ponte tra i popoli e quindi in questo caso la cultura anche come ponte tra il popolo italiano e il popolo cubano, che credo rientri nella discussione e abbia un ruolo in questa discussione che noi facciamo stasera sulla nuova America Latina e su ovviamente anche Cuba. L'altro nostro ospite è Jacopo Venier, l'onorevole Jacopo Venier, segretario della Commissione Esteri della Camera. Responsabile essere del Partito dei Comunisti Italiani e qui alla mia sinistra, l'avevo già presentato, Donato Di Santo, sottosegretario agli esteri con la delega per l'America Latina. Quindi io direi di cominciare questo nostro incontro dando proprio la parola al nostro amico e compagno cubano Mejides per appunto fare anche una traccia introduttiva di questo nostro ragionamento che è parte appunto dalle forze politiche e dal governo italiano, ma che appunto attraverso il tema della cultura credo sia il miglior modo per introdurre la nostra discussione. Io non sono politico, sono un umile inventore di storie letterarie. Mis amigos dicen que soy muy mentiroso. Lógicamente, soy mentiroso porque te vivo de la ficción literaria. Pero voy a jurar hoy que, como tengo que hablar un poco de política, voy a olvidar la ficción. Voy a hablar un poco de la cultura. Y, en fin, la política es un desprendimiento de la cultura. Pienso que las relaciones, tanto de Cuba como de América Latina,
con, in este caso con l'Unione Europea, con l'Italia, passa per la cultura. Ha habido unos años las relaciones cubana-europea y cubana-italiana difíciles. Ha sido como un matrimonio que ha olvidado los años del amor y ha habido desavenencia, lejanía, cercanía. Pienso en que estas desavenencias y lejanía pueden solucionarse con los puentes. Yo soy un hombre que creo en los puentes. Pienso también que creo en una especie de arca de Noé moderna, donde no solo haya puentes, sino que todos los pueblos podemos integrarnos a esa navegación, a ese gran barco que es el ser humano, la criatura humana. ¿Por qué digo la cultura? Siempre he descubierto que por medio de la cultura las desavenencias más profundas se han resuelto. Siempre. El escriba, el músico, el poeta, el soñador, siempre encuentra esa palabra o esa aguja con el hilo que cose aquellos problemas, aquellas tragedias. En el último dos años, o año y tanto, pero en los últimos meses, la embajada italiana en La Habana ha hecho una gran labor. Una labor de cercanía. Vamos a celebrar en noviembre la Semana de la Cultura Italiana en La Habana. Van una serie de escritores, de creadores italianos a La Habana y tendremos una mesa redonda, tendremos un encuentro en La Habana. Habrá exposición de fotografía, de filmes, etc. Esto crea todo un ambiente de diálogo. Porque no hay nada más importante que la palabra, que el diálogo. Las criaturas humanas, luego hemos olvidado en encontrarnos a través de la palabra, encontrarnos a través del diálogo, la discusión serena. Luego los cubanos son un poco serenos y luego los italianos también son un poco serenos. Somos latinos, nos alteramos, gritamos. Es como comer en un restaurante en Roma y tenemos que ser más serenos, ser un poco más ingleses en ese sentido. Y comer con más tranquilidad, comer la cultura y comer la política. Pienso que estamos en un momento de grandes perspectivas. Primero, para los pueblos latinoamericanos, que cambian. Hay situaciones nuevas en Brasil, situaciones nuevas en Argentina, en Mercosur, situaciones nuevas en Bolivia, situaciones nuevas en Venezuela. Italia no puede, pienso yo, y perdónenme mi atrevimiento, no puede quedar fuera en lo cultural y en lo político, de ese nuevo momento que vive el continente americano. Nosotros no deseamos seguir siendo traspatio de Estados Unidos. No vengo con palabras guerrilleras ni palabras de ultraizquierda, nada. Simplemente queremos ser personas libres, queremos ser naciones con independencia y criterio. Muchas veces los latinoamericanos no entendemos a Europa. Muchas veces miramos con distancia y no como Bush dijo la vieja Europa. Decimos nosotros muchas veces, Europa, ese país es rico, bienestar. No, eso no ayuda a la comunicación. Ese es, como decía José Martí, un poco la envidia del aldeano, del tipo, el aldeano, el que vive en un pícolo país y tiene otros presupuestos. Nosotros es el momento en que Europa y América Latina, y en este caso Italia, de abrir una perspectiva nueva en las relaciones entre nuestro continente y ustedes. Y decía, muchas veces nosotros no entendemos Europa, pero otras muchas veces Europa no nos entiende a nosotros. Nosotros, yo comía en una mesa europea, mi abuelo era gallego, mi abuela era de Barcelona. Por lo tanto, por un lado la familia, mi niñez en los años 50 era una familia europea. En fin, aplatanada, como decimos en Cuba. Aplatanada quiere decir que se fueron volviendo criollos. Y un poco que nosotros tenemos, yo veía hoy un árbol de la nuez afuera de aquí del recinto y decía, es primera vez que veo un árbol de la nuez. Pero en mi casa había siempre nueces, que eran importantes. O sea, puede parecer muy simple al yo hablar de las nueces,
pero es que la nuez me recuerda unos estados, los sentimientos de mi niñez. Y nosotros, las criaturas humanas, los políticos, los escritores, los artistas, vivimos eternamente en los estados, los sentimientos. Lo mismo es un poeta que hace un poema en el medio de una aldea en Brasil o en el medio de una aldea en África, que un poeta que lo hace bajo la Torre de Pisa o en Firenze, en cualquiera de estos lugares, porque el hombre es uno solo, blanco, negro, azul, y por lo tanto tenemos que construir el arca, que es el puente. El arca no solo como sentido poético, sino como sentido de justicia, de igualdad. Y esa arca, la estoy meditando metafóricamente, puede ser un arca de libro, de CD, de filme, de un gran velamen con el viento del alma humana soplando sobre ese velamen para unir a nuestro pueblo. Y el diálogo, insisto, la palabra, insisto, y vuelvo al punto de referencia inicial, la aguja que cose los sentimientos, que cose la palabra, que cose lo que queremos ser. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos puede separar? Yo pienso que nada nos separa, que hay muchos puntos de unión. Pueden entenderse cosas que en Cuba no se entiende, y nosotros los cubanos entendemos cosas de aquí que no entendemos. Pero ¿por qué ir a las diferencias y por qué no ir a la semejanza? Entonces, construiremos, insisto en la metáfora, en el arca de la semejanza, en un mar de diferencias que es este mundo de hoy. Gracias. Ringraziamo Miguel per questa breve introduzione che dà anche il senso delle nostre iniziative di costruzione, appunto, di ponti e non di evidenziare le differenze, ma cercare i punti che uniscono nella solidarietà con Cuba e nell'approccio alla nuova America Latina. Darei la parola a Jacopo Venier, segretario della Camera, della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Mi perdonerete se comincio questo mio intervento ringraziando le compagne e i compagni del gruppo di Modena dell'Associazione Punto Critico per aver organizzato questa festa dedicata ai temi del dibattito sull'America Latina, e ringraziando in particolare Donato Di Santo per essere qui questa sera con noi a dibattere appunto del suo campo di responsabilità di governo, che viene poi una responsabilità dopo una vita dedicata alle relazioni con l'America Latina, e quindi credo che sia anche un'occasione, insomma, un po' ghiotta, insomma, per avere un confronto tra di noi, a partire dalle cose che appunto questa introduzione ci ricordava, e cioè gli elementi che ci legano come paese, come Europa, alle dinamiche politiche, sociali e culturali che stanno avvenendo in America Latina. Noi viviamo un paradosso, cioè che spesso per trovare uno studio aggiornato su Gramsci dobbiamo andare a Brasilia o a L'Avana sapere della storia politica e culturale del nostro paese, dato che il nostro paese sta perdendo velocemente memoria di sé. È più facile trovarlo nei nostri compagni ed amici latinoamericani che nella sinistra italiana. La storia nostra è stata una storia di grandissima interazione, relazione con la storia politica e sociale dell'America Latina. Eppure questa storia in qualche modo per una parte si è interrotta, sia nella drammatica situazione dello scorso governo, che abbiamo dovuto sopportare per 5 anni, che ha visto un capovolgimento completo dell'impostazione della politica estera del nostro paese, sia però anche nell'attenzione che in generale la sinistra e il mondo democratico italiano ha portato ai fenomeni che si stavano sviluppando in America Latina. E quasi con sorpresa ci siamo
trovati di fronte a questa che chiamiamo la nuova America Latina, cioè la capacità che ha avuto la sinistra latinoamericana di interpretare una fase che veniva dopo la drammatica esperienza dell'aver provato sulla carne dei propri popoli la sperimentazione delle più terribili politiche neoliberali, la capacità della sinistra latinoamericana, dicevo, di individuare una strategia politica vincente, al punto che l'intero continente è ancora oggi sotto l'influsso di una potente spinta al cambiamento. E appunto non abbiamo solo le cose che alle nostre spalle, noi ci auguriamo, siamo certi di una conferma di Lula in Brasile, tra l'altro però comunque si è dato un giudizio anche ingeneroso rispetto ai risultati del primo turno, perché si dava per scontata una vittoria di Lula, in realtà Lula era molto debole nell'affrontare questa campagna elettorale per delle difficoltà importanti che ha vissuto il suo governo. Già il fatto di essere arrivati a un soffio della vittoria al primo turno, io credo che rispetto ad alcune uccelli del malaugurio che guardavano la situazione brasiliana, è già un fatto di speranza e di conferma di una spinta popolare per la presenza di governi di quel tipo. Ma c'è ancora la sfida in Nicaragua, tra poco con Daniel Ortega, con la possibilità di ritornare al governo di quel paese, ci sarà El Salvador, ci sarà di nuovo la conferma del processo bolivariano in Venezuela. Insomma, siamo dentro un processo politico che ha visto appunto passare dall'altra parte molti paesi. Dall'altra parte perché? Perché sulla pelle, sulla carne dell'America Latina si era costruita un'ipotesi, che era un'ipotesi di subalternità. Allora, io per rispondere a questo tema, cioè quale rapporto tra noi e la nuova America Latina, io comincerei dal fatto che l'America Latina, in modi diversi in cui questo si manifesta, dalla difesa strenua della propria sovranità politica e sociale di Cuba, alle forme con cui Argentina e Venezuela hanno coordinato la reciproco sostegno sulla vicenda del debito estero, dico, in varie forme, ma in tutte le esperienze c'è il punto di uscire dal gioco della dipendenza e dalla proposta di dipendenza che veniva dagli Stati Uniti d'America attraverso l'accordo di libero commercio, il progetto ALCA, che è stato sostanzialmente battuto proprio da queste esperienze politiche e delle loro relazioni. Quello che io ritengo che si debba valorizzare dell'esperienza latinoamericana è che comunque c'è la ricerca di una sovranità della politica sui processi economici, perché si è sperimentato sulla carne di quei popoli e di quelle società come il prevalere assoluto del mercato ha portato un paese straordinariamente ricco come l'Argentina a vedere di nuovo i morti di fame per le strade e la distruzione totale di una società. E allora noi dovremmo imparare dall'America Latina, non avere una visione eurocentrica, come per dire adesso che noi siamo al governo del nostro paese andiamo a spiegare ai latinoamericani che cosa devono fare o quali sono le nostre ricette per l'America Latina, ma dobbiamo invece rispettare quel processo politico e semmai aiutarlo nelle sue ambizioni quando queste hanno una coerenza con le nostre impostazioni. In particolare mi pare che in America Latina ci sia una spinta nelle varie forme in cui questa si manifesta, dalla proposta bolivariana all'integrazione tra Patto Andino e Mercosur, diciamo sul piano più strettamente economico, all'integrazione economico-politica e culturale dello spazio latinoamericano. Questo è un fatto, secondo me, su cui il governo dell'Unione, o comunque l'Italia, dentro il processo europeo, deve aprire, dentro il contesto della relazione tra Unione Europea e Mercosur, tra Unione Europea e America Latina e nel bilaterale con i singoli paesi, un processo di sostegno ai processi di integrazione, perché corrispondono a una dinamica mondiale che è quella della costruzione di un multipolarismo
dentro cui le aree regionali vanno sempre più integrandosi. L'America Latina per conto suo, l'Europa per conto suo, ma la funzione che la Cina ha, per esempio, di cui nessuno parla, di integrazione economica, politica e anche monetaria in prospettiva, di tutto lo spazio che sta intorno al mare della Cina, e cioè dell'Asia e del Nord-Est, è altrettanto interessante. Allora, io credo che su questo noi dovremmo fare di più, perché il modo con cui l'Europa, cioè una nostra funzione, si rapporta in relazione con l'America Latina, spesso è un modo che è molto simile, se non analogo, a quello che hanno gli Stati Uniti d'America. Quasi che l'Europa pensasse che l'unica alternativa possibile per l'America Latina nella relazione, diciamo, sul piano globale, alla relazione con gli Stati Uniti, di dipendenza con gli Stati Uniti, sia automaticamente e quasi forzatamente quella con l'Europa. In realtà altri soggetti si muovono sul piano geopolitico, la Cina si rapporta all'America Latina con sempre maggiore intensità, alla ricerca di risorse e di relazioni politiche, la stessa India nel rapporto Sur-Sur che Lula ha messo in azione, in moto, un grande idea di relazione che appunto prescinde da una relazione Nord-Sud che anche la relazione America Latina-Europa può individuare, la stessa India è una possibilità potenziale ancora lontana, ma che c'è. E quindi io credo che noi abbiamo, diciamo, da prendere la coda di una possibilità, perché la possibilità vera c'è stata proposta dai popoli latinoamericani all'inizio della loro reazione antineoliberista. Noi non siamo stati in realtà assenti come europei in quella fase, ed oggi c'è un'ultima possibilità di proporre all'America Latina, all'America Centrale e all'America Latina una partnership, ma che si basa su una ridiscussione delle relazioni di dominio, che anche per quanto ci riguarda sono relazioni importanti. Per esempio, io sono stato, e lo ricordo spesso, alla proclamazione della vittoria di Tabaré Vázquez in Uruguay, e quando ho avuto modo di incontrare i nuovi esponenti del governo uruguaiano che prendeva posto della destra dopo 70 anni di battaglia politica, mi hanno detto: noi abbiamo fatto il primo incontro con l'Unione Europea, siamo seduti a un tavolo, mi hanno detto: qual è l'agenda della discussione? E noi abbiamo detto: agricoltura. E l'Unione Europea ha detto: no, di agricoltura non discutiamo. E loro si sono alzati dal tavolo, perché fare relazione con l'America Latina significa anche cambiare le politiche di relazione che noi abbiamo con questa continente ed introdurre degli elementi di equilibrio nella relazione politica. E questo, secondo me, interroga anche il modo con cui noi intendiamo questo governo e nella sua relazione con il mondo. Cioè, se il governo dell'Unione non cambierà il modo di porsi nella relazione concreta, non nella dichiarazione di solidarietà che si può fare e che non costa nulla, ma nella relazione di politiche concrete, nel commercio estero, nella relazione con l'Unione Europea, nel modo in cui ci si rapporta con l'esperienza di integrazione, che si percepisca un cambiamento strutturale della posizione italiana ed europea dopo cinque anni, non quattro come ha detto Andrea, di governo che abbiamo di fronte a noi. Ecco che avremo fallito in uno degli elementi fondamentali, perché noi non possiamo pensare di governare questo paese quasi fosse un'isola, nel senso con un'idea antica e provinciale proprio in questa situazione internazionale. Questo paese è parte di un sistema, di una dinamica globale, e dentro questa dinamica deve portare un contributo assolutamente diverso. Altra cosa che cui voglio dire, che ci lega all'America Latina, voglio dire, noi in Italia, ricordate quella che è stata la svolta politica dentro il grande corpo del Partito Comunista ai tempi del Cile, e cioè ai tempi in cui il golpe cileno portò Berlinguer a dire certe cose sulla situazione italiana. Ma quella storia, cioè la storia delle dittature, dei desparecidos, del massacro di una generazione di
rivoluzionari, ma anche solo di progressisti, ma anche solo di persone che avevano il cervello attivo, che volevano stare attivamente al mondo, è una storia che comunque interroga anche le responsabilità nostre, intese come parte di quell'Occidente e di quel campo che fece finta di non vedere come in Argentina, in Brasile, in Uruguay, in tutta l'America Latina stava morendo una generazione di persone, e che quella generazione è stata uccisa per un'ipotesi di dominio, non per una questione di reazione rispetto a operazioni estremiste. Noi siamo di fronte a una responsabilità storica su quali sono stati i metodi per schiacciare già un'esperienza latinoamericana di tentativo di trasformazione, e dentro questo non possiamo non parlarne delle responsabilità specifiche sulla definizione di terrorismo, perché in questa esperienza, insomma, della lotta contro i movimenti rivoluzionari progressisti dell'America Latina furono teorizzate tutte le cose che oggi ci ritroviamo nella cosiddetta guerra di civiltà, cioè l'uso sistematico della incarcerazione senza processo, della tortura addirittura, per sconfiggere i propri avversari, fino è una cosa che è stata sperimentata prima in America Latina, prima di diventare oggi teoria di cui si può leggere anche sul Corriere della Sera, perché ci si dice: voi dovete smetterla di fare le anime candide, la tortura, se è efficace per contrastare un terrorista, può essere anche utilizzata. Addirittura scritto sul dibattito politico in questo paese, in quest'estate, sul principale quotidiano nazionale. Ecco, questo era lo stesso meccanismo che portava i generali argentini a giustificare le loro azioni, che come la teoria che appunto c'è un terrorismo buono e un terrorismo cattivo, cioè il doppio standard, l'abbiamo visto poco fa, la storia degli attacchi terroristici contro Cuba, ma non solo contro Cuba, contro tutte le esperienze avanzate, i tentativi di golpe, l'ultimo contro il Venezuela di Chavez, che anche lì sono stati sperimentati e portati fino al parossismo proprio in quel continente, ci fa dire che noi dovremmo appunto avere un sostegno nei processi democratici di trasformazione di quei paesi, partendo da una nostra oggettiva, se non soggettiva, responsabilità storica, per non andare fino al fatto che l'America Latina chiaramente vive un processo di decolonizzazione, di confronto con gli Stati Uniti, ma la prima colonizzazione non è stata statunitense, ma è stata europea, insomma, voglio dire. Detto, vado a concludere dicendo sostanzialmente, noi abbiamo avuto la Spagna di Zapatero che ha deciso di investire l'asse centrale della propria azione in politica estera sull'America Latina. Ora, io credo che non sia una questione di competizione. Oggi Zapatero ci dice sul Corriere della Sera: state tranquilli perché nel 2010 vi passiamo come paese, perché oggettivamente siamo su un processo di superamento dell'Italia, su un problema di scelte di priorità politica. Allora è giusto che il nostro paese abbia deciso che come primo ambito di intervento strategico noi abbiamo il Medio Oriente, perché senza la stabilizzazione, la costruzione di una pace vera, di una pace giusta, basata sul diritto, sull'applicazione delle risoluzioni internazionali, sul diritto del popolo palestinese ad avere un proprio Stato, quindi senza la soluzione di quella ferita immensa che sta nel centro del Mediterraneo, il nostro paese non può avere sviluppo, perché è un paese che sta al centro del Mediterraneo, non è il sud dell'Europa l'Italia è il centro del Mediterraneo, e quindi quella è logicamente la priorità politica che noi dobbiamo assolutamente aggredire per prima. Ma l'America Latina è naturalmente, dovrebbe essere la seconda asse di sviluppo, non così neanche così esposto dal punto di vista proprio delle questioni di sicurezza, potrebbe essere un ambito di espansione della nostra politica estera, non concorrente a quella di Zapatero, ma per far sì che l'Unione Europea sia insieme una protagonista di iniziative nei confronti dell'America Latina, appunto di sostegno dei processi di integrazione, con un comune posizionamento, cioè in America Latina. Ma questo dovrebbe diventare anche consapevolezza degli europei. Si è capito che da soli non si va da nessuna parte, cioè il singolo Stato nazionale può difendere formalmente la propria sovranità, ma la sovranità sostanziale, cioè la possibilità di bloccare i processi economici
di spoliazione, la possibilità di intervenire sulle strutture del dominio, si ha a livello superiore, a livello di integrazione continentale, nel livello della massa critica sufficiente. La stessa cosa dovrebbero capirlo gli europei. Cioè, l'Europa, al di là delle posizioni destra-sinistra, deve decidere che cosa farà da grande, se sarà un soggetto che vuole decidere del proprio destino o che si farà trascinare dalle dinamiche che decidono altri nelle avventure, nelle costruzioni che altri appunto hanno determinato per lei. In questo senso io credo che ci sia da fare tantissimo, e Donato credo che è un gran lavoratore, non può essere lasciato solo, diciamo, nel governo del paese a sentire la responsabilità di questa iniziativa. So che ci saranno anche importanti visite da parte del nostro governo. Cerchiamo di far sì che non sia un fatto appunto solo formale, ma che andiamo ad aggredire i nodi strutturali dei problemi di relazione, che sono ovviamente economici, che sono ovviamente di interesse economico, e capire che appunto più sviluppo, più giustizia in un continente devastato come quello latinoamericano significa anche più possibilità di una crescita comune, di uno sviluppo di relazioni bilaterali e di quella relazione storica che deve essere però ricostruita. Non basta per pensare al passato, bisogna sentirsi davvero parte di uno stesso percorso. Di questo noi credo possiamo discutere, ma soprattutto dobbiamo fare, e su questo credo che anche questo appuntamento che abbiamo organizzato qui sia il segno, con tanti altri piccoli segnali, piccoli e grandi segnali. Ieri, come piccolo segnale, stavo in provincia di Alessandria a fare un'iniziativa proprio sulla cooperazione il dialogo interculturale, e in particolare sulla formazione, proprio con l'America Latina, e c'erano tutti i consoli e gli ambasciatori, le rappresentanze di Cuba, del Venezuela, dell'Uruguay. C'è stata questa straordinaria e importantissima manifestazione organizzata dall'Associazione Italia-Cuba, che ha visto a Milano sfilare migliaia e migliaia di persone a dire in positivo: noi lottiamo contro il terrorismo perché vogliamo giustizia e verità. Ecco, io credo che in Italia questi segnali vanno messi in fila, e bisogna dare anche al governo un messaggio che c'è una crescita di interesse e anche di aspettativa a cui dobbiamo, come maggioranza e come governo, saper rispondere. Grazie. E noi passiamo la parola al governo. Anch'io ringrazio tutti i presenti, ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa. Ovviamente ci sarebbero tante cose da dire, cerco di concentrare il più possibile, per quanto possibile, però al tempo stesso di non concentrare troppo, cioè di dire anche quello che si sta effettivamente facendo, cioè di prendere sul serio questo incontro e di utilizzarlo anche come momento, diciamo, di riflessione collettiva e di informazione. Mi sembra che il taglio che dava il nostro amico inventore di sogni, come si è definito, cubano, sia il taglio giusto, e cioè il taglio della cultura, il taglio del guardare al di là delle singole specifiche questioni, il taglio del darci questa capacità che in tante occasioni il movimento operaio, il movimento diciamo del cambiamento, il movimento progressista, il movimento comunista ha avuto, quello di guardare al di là della singola specifica scadenza per vedere le linee di tendenza delle cose che si muovono. Io credo che proprio questo taglio, molto legato poi ad un'ottica gramsciana, come credo Jacopo ricordasse, è il taglio che mi permette di dire che una cosa importantissima, a mio parere, la ebbe ad affermare l'allora semi sconosciuto Luiz Inácio Lula da Silva, quando nell'89, all'indomani della caduta del famoso muro di Berlino, poi ne sono sorti molti altri di muri che hanno come dire, preso il posto di quello, però quello comunque era importante, e alla caduta del muro di Berlino disse una cosa che allora fu presa così come
invece guardava molto lontano, e cioè disse questo: finalmente è finito il mondo diviso in due blocchi. Sì, forse avremo qualche rublo in meno, qualche aiuto, qualche guerriglia avrà qualche cassa di Kalashnikov in meno, chi lo sa, ma finalmente cominceremo a sbagliare, magari continueremo a sbagliare, ma perlomeno sbaglieremo con la nostra testa. Cioè, ci riapproprieremo come movimento progressista e di sinistra latinoamericano di una proprietà, la proprietà delle nostre idee, che avevamo in gran parte delegato a delle chiese, a dei centri di radiazione a Mosca piuttosto che a Pechino o da altre parti, magari pure a Roma per certi versi, e non nei nostri stessi paesi. Quindi finalmente magari sbaglieremo, ma sbaglieremo con la nostra testa. Questa annotazione, che poi ha fatto riflettere tante persone, soprattutto negli anni successivi, è alla base della nascita di iniziative come il Foro di San Paolo, è alla base della nascita di una presenza, per esempio, negli enti locali da parte della sinistra latinoamericana. Adesso la sinistra latinoamericana governa molti, in forme diverse, in modi diversi, governa molti paesi. Ma c'è stato un lungo periodo, dopo l'89, dopo la caduta del muro, dopo quella frase così lungimirante di Lula, che la sinistra, le sinistre, per meglio dire, perché è una situazione molto plurale, latinoamericana, ha governato la maggioranza della popolazione latinoamericana senza stare al governo, nei governi locali. C'era una situazione molto italiana, fra virgolette, cioè grandissime fette di popolazione latinoamericana era amministrata, quindi c'è stata una formazione di classi dirigenti latinoamericane nel potere locale, come è successo in gran parte anche in Italia. Parliamo nel territorio modenese, inutile dire a voi che siamo parte di questa storia, come è nata anche la nostra capacità di amministrare. Ebbene, c'è stato un periodo in cui da Buenos Aires a Rosario, da San Paolo a Santos, a Porto Alegre, quando Porto Alegre nessuno sapeva che ci sarebbe stato il Foro Sociale Mondiale, molti di noi già conoscevano Porto Alegre, già sapevano del bilancio partecipativo, non è che doveva andarci con Ignacio Ramonet e Bernard Cassel per scoprire quello. Poi giustamente c'è stato qualcosa di molto più importante, di molto più bello, il Foro Sociale Mondiale, ma Porto Alegre ci diceva molto già da molto tempo. Da Città del Messico a San Salvador, da Managua a Bogotà e a così tante altre realtà minori, governatorati, città più piccole, bene, più della metà della popolazione latinoamericana era amministrata dalla sinistra. Questo ha creato le basi. E quindi Lula sì, si sbagliava in una cosa, lui diceva magari sbaglieremo, ma almeno con la nostra testa. In effetti hanno sbagliato poco, l'hanno fatto con la loro testa e hanno pure sbagliato poco, perché finalmente si sono liberate delle energie, delle capacità di analisi, di riflessione, di sperimentazione assolutamente tenute sotto naftalina, perché il mondo era diviso in due blocchi, perché c'era quel muro, perché alcuni partiti, tanto per non far nomi, il Partito Comunista Argentino, come dire, negava l'evidenza perché c'era un interesse superiore. Bene, quel periodo è finito, queste energie si sono liberate, queste riflessioni si sono fatte. Tra l'altro la riflessione di Berlinguer, che citava Jacopo Venier, vorrei anch'io citarla, non nel merito si sono scritte biblioteche, non ti interessa parlarne, ormai fa parte della storia, compromesso storico, eccetera, eccetera, ma vorrei citarla invece come metodo. Cioè c'è stato un periodo in cui quello che succedeva nel mondo era oggetto della riflessione politica, fino addirittura al cambiamento di strategie politiche a livello nazionale. Dopodiché, per tanti motivi, sia endogeni che esogeni, tutto questo non è più stato così, e se avessimo un pochettino tutti studiato un po' di più, in modo, diciamo, più con quel taglio culturale appunto che ci indicava
il nostro amico Mechia, che mi sembra il taglio appunto più giusto, più gramsciano, aperto. Se avessimo un po' di più studiato il mondo, forse avremmo scoperto prima di Berlusconi che c'era in Brasile una rete Globo, che c'era un Roberto Marinho che possedeva completamente una fetta fondamentale dell'informazione, che non aveva nemmeno avuto l'esigenza al tempo di Collor di Mello di entrare, come si dice in Italia, di scendere in campo direttamente in politica, ma aveva messo il primo, come dire, prestanome, perché era così potente che si poteva permettere addirittura di non scendere nemmeno in campo. Tutte queste cose, alcuni naturalmente pure lo avevamo detto, ma effettivamente c'era era così forte l'introspezione, come dire, il rinchiudersi al proprio interno, l'interagire poco tra politica nazionale e politica internazionale, che, come dire, abbiamo passato un decennio, un quindicennio, dove l'interazione con la politica estera praticamente, forse mi sbaglio, ma praticamente non c'è stata, o è stata a livelli così piccoli, così infinitesimali, che nessuno se ne è accorto. Questa fase sta cambiando, non perché siamo diventati più bravi, questo non lo so, ma sicuramente sta cambiando perché quello che avviene nel mondo, cioè come dire, le emergenze, i cataclismi sociali, politici, economici che con la fine del mondo diviso in due blocchi si sono scatenati, già c'erano, io sono convinto che già c'erano pure prima, semplicemente la guerra fredda e la strategia della deterrenza reciproca le tenevano sotto controllo, ma ce n'erano assolutamente. Ebbene, a quel punto alcune cose adesso ricominciano a venire a galla, e ricominciano a venire a galla parlando di America Latina, che è il tema di questa sera ed è anche l'unico tema su cui io posso esprimere qualche opinione vagamente interessante o indipendente, per il resto sono un lettore di libri e giornali come voi. Parlando di America Latina, effettivamente ci sono delle novità e noi dobbiamo riuscire, come governo di centrosinistra, come governo dell'Unione, a rappresentare al meglio queste novità. Innanzitutto c'è una novità, ed è il fatto che finalmente, si può discuterla, si può criticarla, ma finalmente abbiamo di fronte una politica estera. Fino adesso che cosa avevamo di fronte? Gli inviti alle figlie di Putin alla villa, cioè pratica di mare con la cartapesta, che cosa avevamo di fronte? Adesso abbiamo di fronte, ripeto, discutibilissima, ma una politica estera. Dentro questa politica estera, difficile, discutibile, perché esiste, quando esiste vuol dire che deve prendere posizione, non è facile, ma c'è un qualcosa su cui confrontarsi, il problema dell'America Latina. L'Italia è in un ritardo assolutamente siderale, non c'è più una banca italiana in America Latina. Quel valore aggiunto che sul piano della società civile, sul piano della presenza della società civile italiana in America Latina, che erano, che sono le centinaia di associazioni ONG che lavorano dentro il territorio, in certi casi nei posti più impensabile, che quindi sono un punto di vista, sarebbero un punto di vista interessantissimo, completamente ignorante. Sul piano economico, un ritrassi delle iniziative economiche, sia di quelle come dire, positive, persino di quelle speculative, perché tanto c'erano i Balcani e c'era l'Est, completamente in ritardo. Per quanto riguarda la politica, ci sono alcuni paesi che da decenni non ricevono una visita politica, governativa da parte dell'Italia. Con alcuni paesi praticamente non si sa perché abbiamo un'ambasciata, perché sono soldi sprecati, perché non serve a nulla, in quanto non è motore di attività e di rapporti e di crescita delle relazioni. In 5 anni di governo di centrodestra, a dire il vero il ritardo non è solo degli ultimi 5 anni, per essere molto onesti e sinceri, però questi ultimi 5 anni sono stati veramente
la goccia che ha fatto traboccare tutti i vasi, in 5 anni di governo di centrodestra, tranne che in Venezuela, ma non certo per ragioni di curiosità politica, credo per altri motivi legati più al florido mercato dovuto al livello a cui è giunto il prezzo del barile, ma tranne che in Venezuela, praticamente non ci sono stati rapporti con gli altri paesi latinoamericani. Il Presidente del Consiglio non è andato una volta in 5 anni in un paese, né in Brasile né in Messico, a proporre quella che è la realtà italiana. Ci siamo ritratti completamente da questa realtà, e non è un caso, è stato già detto, che la Spagna ha fatto quello che doveva fare, e cioè ha sfruttato un elemento sicuramente negativo, anacronistico, che è la presenza spagnola dovuta alla conquista, e in questo anche molti latinoamericani storcono il naso, giustamente, perché, come dire, questo è sì un elemento che andrebbe superato. Ma poi, questo già dai tempi di Aznar, non soltanto Zapatero ci ha messo ovviamente il grande dinamismo, la grande capacità politica, però già da prima, o meglio, già dai tempi di Felipe González, per essere proprio precisi, c'era questa forte ripresa della nuova Spagna in America Latina. Forte ripresa che significa grande incidenza sui mercati, grande rapporto con le elite al governo in questi paesi, con tutte queste elite al governo, con le classi dirigenti, grandi iniziative di carattere sociale, cioè ha fatto quello che una volta si definiva un'operazione politica, ha colto quella che era un elemento di vantaggio e lo ha utilizzato per fare un'iniziativa politica a livello di governo. Bene, questo lo potevamo fare anche noi, perché anche noi in alcuni paesi, in termini diversi, per fortuna non coloniali, ma in termini di presenza di emigrazione, quindi in un modo completamente diverso, si potrebbe dire come esiste un Ibero America, esiste un Italo America. Io credo che non esista nessuno dei due, esiste l'America Latina. Questi richiami, come dire, europei, fra virgolette, rischiano di essere fuorvianti. Ormai sono del parere mi affascina che sono del parere, perché è una cosa così importante che non c'è da avere lo stesso parere. Sono affascinato dalle opinioni, dagli scritti di Carlos Fuentes quando parla di meticciato globale, quindi quando dice l'America Latina è fatta dal concerto, dall'armonia di tutte queste cose, nessuna di queste componenti da sola può avere una vita autonoma, proprio perché siamo frutto di questo meticciato, perché ne dica l'ex presidente Pera. Però proprio per questo motivo l'Italia può fare molto, perché appunto ha dietro di sé questa capacità e questa presenza. Cosa può fare l'Italia? Può fare, per esempio, una cosa molto banale: prendere atto che mentre prima in Spagna c'era Aznar e di qui c'era Prodi, o D'Alema o Amato nei vari governi dell'altro centro-sinistra, oppure mentre di là prima c'era Zapatero e di qua c'era Berlusconi, adesso ci sono due governi che hanno tante differenze per tanti motivi, ma sicuramente molto vicini da un punto di vista politico. Se adesso questi due paesi non provano a parlarsi, a fare un ragionamento politico di collaborazione nel rispetto totale dell'indipendenza reciproca, come ovvio, ma di collaborazione, di porta verso, non d'alba, ma verso l'America Latina da parte dell'Europa, come grande investimento politico strategico, e poi ognuno dei due paesi naturalmente avrà proprie specificità e propri interessi specifici nazionali. Se non facciamo adesso questo, quando lo dobbiamo fare? E allora non è un caso che poco dopo la mia nomina sottosegretario per l'America Latina, il primo viaggio che ho fatto in America Latina ha avuto come primo paese non un paese latinoamericano, ma la Spagna. La Spagna perché? Perché era quasi naturale per persone che lavorano su questi temi, con opinioni anche diverse, ma che ci lavorano con passione con serietà e onestà da decenni, capire che quella era un'esigenza fondamentale.
soprattutto in presenza di due governi, diciamo, su posizioni politiche abbastanza vicine. E allora sono andato in Spagna, sono andato a Madrid, ho parlato con il segretariato del vertice ibero-americano, questo vertice che per quanto riguarda la parola ibero ha un po' questo sentore un po' di tardo colonialismo che non mi è molto congeniale, però che come strumento di rapporto con tutti, compreso Cuba, con tutti i paesi dell'America Latina da parte di Spagna e Portogallo, poi di Spagna sostanzialmente, è importantissimo, è assolutamente importante, e da decenni l'Italia timidamente ha detto di voler essere invitato e questo non era successo. Sono andato a parlare con Enrique Iglesias, ex presidente del PIB e attuale segretario di questo vertice, per porre le questioni politiche, e sono andato soprattutto, a nome naturalmente del ministro, sono cose sempre concordate, ovviamente non sono colpi di testa personali, a parlare con il mio omologo del governo spagnolo, facendogli il ragionamento che ho fatto prima, e ho trovato una situazione interessantissima, quasi che si stesse aspettando che qualcuno andasse per dire questo. A quel punto c'era questo incontro in Spagna e l'oggetto, diciamo, di questo primo viaggio, parlo di questo viaggio non per parlare di un viaggio ma attraverso questa esperienza concreta per parlarvi di quello che stiamo facendo in questi primi mesi come Ministero degli Esteri, come governo sull'America Latina. Il motivo ufficiale era partecipare a nome del governo italiano all'insediamento del nuovo presidente del Perù, Alan Garcia. Bene, la routine normale diplomatica avrebbe previsto andata in Spagna e ritorno, e poi andata il 28 di luglio in Perù e ritorno. Io, un po' membro della vecchia scuola di relazioni internazionali di tanti anni, ho detto no, questi viaggi si fanno anche per cogliere l'occasione, per risparmiare soldi, per cogliere l'occasione di fare un viaggio, di stare di là dell'Atlantico, per fare più paesi, per svolgere un lavoro più a tappeto. E allora, sconvolgendo un po' la routine diplomatica, ho detto bene, l'ultimo paese sarà il Perù, in mezzo tra la Spagna e il Perù abbiamo 7-8 giorni, in questi 7-8 giorni si fanno alcune cose, per esempio ci si accorge che 6 regioni italiane, decine di comuni e di province italiane stavano facendo da anni opera di cooperazione decentrata con altrettante realtà del Brasile, e mentre le realtà locali brasiliane, città, regioni, stati, perché il Brasile, essendo stato Repubblica Federale agli stati, quando si giravano la testa e si guardavano dietro, vedevano il governo Lula, quando le nostre regioni, le nostre realtà locali si giravano dietro, vedevano il vuoto, il baratro, perché non c'era nessuno. Non un governo che mettesse il cappello, naturalmente, perché la cooperazione decentrata non deve avere assolutamente nessun cappello, però sì un accompagnamento, sì un sostegno a queste iniziative, non un dire vabbè fai quello che vuoi tanto a me non mi interessa niente. E questa è la sensazione. E quindi per la prima volta in assoluto c'è stato dietro queste regioni italiane, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, la presenza del governo, e quindi anche gli interlocutori hanno avuto la conferma che non erano semplici interessi di carattere municipalistico, seppure nobili, ma c'era dietro una strategia politica. E, però il primo di questi paesi, quindi Brasile, Perù per i motivi che ho detto, e Argentina, per la grave situazione che si è creata con l'Argentina, ma su cui dopo vi vorrei dire una breve frase specifica, però il primo di questi paesi latinoamericani che ho visitato, che appunto ho informato gli uffici della diplomazia che questa era la decisione, è stata la Bolivia. E alcuni hanno detto, ma perché la Bolivia? Non abbiamo presenze economiche come l'Italia, c'è un po' di Telecom nella Intel, che è la compagnia telefonica locale, non c'è granché di cooperazione, c'è un po' di così, non,
non c'è quasi nulla, a cosa serve? E allora lì c'è stata la parola magica che ha un po' sconvolto: serve perché vogliamo fare politica. Cioè, nel momento in cui in uno dei paesi più poveri del continente, per la prima volta democratica, attraverso elezioni democratiche, viene eletto un rappresentante del movimento sindacale e delle popolazioni indigene, che vede una situazione difficilissima, probabilmente catastrofica per tanti versi, che sicuramente fa anche delle scelte discutibili. Io personalmente alcune le discuto, non mi sembrano fatte nel modo migliore, un certo modo di rapportarsi ad altri paesi, le nazionalizzazioni, tutto si può discutere, ma nel momento in cui c'è una novità del genere, cosa si fa? Si gira la schiena, si guarda da un'altra parte, o si tenta di non isolare quel paese, di andare immediatamente a discutere con quel paese e di dire: noi ci siamo, c'è un pezzo di Europa che guarda con interesse, con simpatia, anche con critiche, ma le critiche si fanno andandoci, si fanno e si ricevono naturalmente, ma andandoci, non da lontano, da qualche salotto. È l'unico modo, non c'è un altro modo, perché è un'esperienza interessantissima, nuova, contraddittoria, assolutamente da seguire e da favorire nelle sue espressioni migliori. E non ci sono andato, non ci siamo andati, perché non ero certo, non è stata certo una cosa solo isolata mia, soltanto con questo, ma ci siamo e ci sono andato, avendo, come la vecchia scuola di chi fa politica da tanti anni ci insegna, preparato le cose. C'era da anni una proposta, una richiesta di finanziamento di credito d'aiuto di 20 milioni di euro per la realizzazione di una diga a Misipuni vicino a Cochabamba, che doveva servire per dare acqua potabile e irrigazione a alcune migliaia di ettari, che cambierebbe la faccia di quella situazione dove l'acqua è il bene principale, e giacevano nei faldoni, eccetera, eccetera. Ci siamo informati se il nuovo governo era ancora interessato a questa opera, perché deve essere accettato ovviamente dal nuovo governo. Quando ci hanno detto di sì, e ce l'hanno detto esplicitamente, perché il ministro loro, talmente importante per loro il problema dell'acqua, che hanno nel nuovo governo di Evo Morales, c'è un ministero dell'acqua, talmente importante per loro questo tema. Il ministro dell'acqua, Mamani, che poi ho conosciuto personalmente, una persona di grandi capacità e di grande esperienza, indigeno, aymara, quando Mamani è venuto, ha avuto un incontro con la vice ministra Sentinelli, ha riproposto questo come una delle esigenze centrali. Ci siamo impegnati, abbiamo portato al comitato direzionale della cooperazione questo tema. Quando sono andato in Bolivia per fare il primo incontro, e ho avuto l'onore di essere ricevuto proprio al suo rientro, il giorno dopo il suo rientro dalla riunione di Cordoba del Mercosud, dal presidente Morales, ho potuto dire: l'Italia tra 4 giorni, era proprio, mancava una settimana, la riunione del direzionale della cooperazione sancirà il credito d'aiuto che poi siamo riusciti anche a aumentarlo a 25 milioni di euro per la realizzazione di quest'opera. Quindi è in questo modo che, a parole politicamente, ma anche nei fatti, per quel poco che si può, la situazione finanziaria italiana non devo spiegarla a voi, che si tenta di dare di avere un approccio diverso con queste realtà. Ed è anche per quello che con questo paese ne è nata, in partnership con la Spagna, un rapporto molto solido, molto importante. Evo Morales doveva essere qui proprio nei prossimi giorni, purtroppo non potrà venire per la situazione gravissima di scontri, di conflitti molto seri che si stanno producendo all'interno del suo paese, che guardiamo con grande attenzione, con grande anche preoccupazione. Però al tempo era praticamente quasi certa la sua venuta qui, perché lo avevamo invitato su richiesta
di Petrini a, a questa edizione di Terra Madre che si terrà tra pochi giorni a Torino. Doveva essere l'invitato d'onore, praticamente era quasi tutto pronto, ma la situazione interna non lo ha permesso, perché quando ci sono 1200 comunità contadine, circa 5000 contadini di tutto il mondo che rappresentano diciamo le comunità tra le più diverse fra di loro che si occupano della terra e vengono convocate per parlare di come queste cose interagiscono con la politica, beh, Evo Morales sarebbe stata la presenza, una delle presenze sicuramente più significative. Ma tutto questo lavoro si sta facendo, non sono, molti di voi sapranno che c'è questa frase, si sta facendo, il viaggio c'è già stato, questa cosa c'è, siamo passati dall'occorre al stiamo facendo concretamente. Per quanto riguarda poi l'altro paese, l'Argentina, che vi dicevo, tra l'altra parentesi, una cosa molto così, una piccola annotazione che però mi piace ricordare, proprio in Bolivia l'incontro con Evo Morales è stato alle 7 di mattina, mi ha fatto un grande segno di comprensione, perché lui di solito inizia alle 5, quindi lui, le conferenze stampa le convoca alle 5, lui inizia, entra alle 5, quindi è stato molto comprensivo perché mi ha convocato alle 7 e a 4000 metri questa cosa fa una bella differenza, però la Paz è a 4000 metri, non è che ci entravamo a 4000 metri, la Paz, la capitale è a 4000 metri, però c'è stata un'altra cosa più significativa, e cioè che proprio perché capì che il rapporto era un rapporto politico di persone che si dicono la verità, anche quella che non fa piacere, ma se la dicono non la mandano a dire, proprio per questo, senza che la cosa fosse prevista, quel giorno era il giorno in cui il governo boliviano compiva i primi 6 mesi di governo. E lui, dopo l'incontro con me e un'altra riunione che aveva, sarebbe andato con tutto il governo, tranne il vicepresidente che era a Washington per questioni molto importanti relativi appunto alle barriere doganali degli Stati Uniti verso i prodotti boliviani, tutto il governo si sarebbe trasferito nel paesino dell'altopiano che si chiama Orinoca, un paesino poverissimo dell'altopiano dove è nato Evo Morales, per festeggiare i primi 6 mesi di governo. Mi ha invitato e quindi ho avuto questo onore di rappresentare il nuovo governo italiano in un'iniziativa dove c'erano soltanto 2 stranieri, l'ambasciatore cubano e l'ambasciatore venezuelano, e basta, e io, e basta. Era soltanto del governo boliviano, con migliaia di persone che dopo giorni di cammino erano arrivati da tutti i paesini del circondario per festeggiare il loro presidente. Bene, in quell'occasione ho voluto fare una cosa, ci sono 2 cose per me significative. Una è stata quella di voler fare un regalo ad Evo Morales, un regalo che rappresentasse un po' la coscienza del nostro paese, perché pensavo, vorrei dare un segno, però non sapevo che cosa. E allora ho pensato che mi sono ricordato, per meglio dire, che la bandiera degli Aymara, della etnia, uno dei popoli della Bolivia, gli Aymara, è una bandiera fatta a scacchi e ogni linea, trasversale di quadratini è un colore dell'arcobaleno. Quindi è una bandiera di arcobaleno, però fatta in questo modo, a scacchi con le linee trasversali. Allora gli ho portato in regalo una nostra bandiera della pace, per testimoniare che oltre alle bandiere nazionali, che sono le bandiere delle nostre patrie ed è il tricolore nel nostro, e anche nel caso della Bolivia è il tricolore, però poi ci sono simboli che sono interni ai popoli, alla coscienza dei popoli, e come per il popolo Aymara il simbolo della loro coscienza di 500 anni di oppressione è, guarda caso, l'arcobaleno, anche il simbolo che ha sventolato dall'80% o di più delle finestre, delle case italiane durante
la cosiddetta guerra preventiva, è stato appunto un simbolo che si richiamava all'arcobaleno, e questo ha fatto molto piacere al presidente Evo Morales, proprio per questo significato, non per il legato naturalmente. Per quanto riguarda l'Argentina c'era una situazione veramente paradossale, e cioè con il default e con il crack finanziario del 2001-2002 dell'Argentina, che tutti conosciamo, e con una situazione gravissima che si è creata per 450.000 persone, investitori italiani, quindi per centinaia di migliaia di investitori italiani che sono rimasti incappati dentro il default e quindi hanno perso tutti i loro investimenti. In una situazione così difficile, qual è stata la reazione del governo Berlusconi? Non fare niente. Per 3 anni l'Italia, a livello governativo, non ha avuto relazioni politiche con l'Argentina, che è un assurdo in sé. Noi possiamo non essere d'accordo anche su niente con l'Argentina, ma come si fa a non avere relazioni con un paese cui la metà, più della metà della propria popolazione è italiana? Cioè è un assurdo, è una cosa che non sta in piedi. Qual era il passo successivo? L'invasione, cioè andavamo con i caccia a bombardieri. Dov'è la ratio politica? Si può avere un rapporto, criticare, litigare, ma non si può non avere nessuna relazione. Questo è un assurdo. Non dico dargli ragione, perché non è questo il punto, però fare quello che dovrebbe essere il lavoro di governo, quella roba lì, non è che si chiedeva altro. Da 3 anni. Sì, no, ma non voglio parlare del merito della questione, del merito se voglio parliamo, ma al di là che siano state le banche italiane, o l'Argentina, il problema è, ma tu puoi interrompere il rapporto con un altro paese senza dare nessuna spiegazione, senza mettere in condizione quell'altro paese di interloquire, senza, come dire, dare la possibilità che almeno su un'agenda di cose il lavoro tra questi paesi andasse avanti? Era un assurdo. E allora per questo motivo non è un caso che la prima telefonata che ha ricevuto il presidente Prodi in quella nottata in cui tutti abbiamo avuto qualche problema cardiaco è stata proprio da parte di Kirchner, del presidente Kirchner, che ha voluto, non è che lui sapesse i risultati, il poverino è molto bravo ma non arriva tanto, ma ha voluto dare un segnale, ha voluto dire: io ti do il segnale che vorrei ricominciare un dialogo difficile, perché poi Kirchner è un osso duro, ma insomma che vorrei ricominciare il dialogo, magari per litigare, ma non per ignorarci a vicenda, quando siamo due paesi che dovremmo invece appunto avere un rapporto strettissimo. E questo è quello che abbiamo deciso di fare, cioè quel problema lì, che è un problema molto serio. Uno, come giustamente diceva il nostro interlocutore, il nostro amico, è un problema nel quale c'è un assente, c'è un convitato di pietra, che sono le banche. Non è che il rapporto è tra la singola vecchietta che investe e lo Stato argentino, in mezzo ci sarà qualcuno, che sono le banche. Quindi non si può evitare di porre anche questo piccolo ma fondamentale problema, che è visto come hanno agito gli istituti di credito. Ed è proprio di pochi giorni fa una importante disegno di legge del presidente, di Benvenuto, presidente della Commissione Finanze del Senato, molto molto importante in questo senso. Ma poi oltre a questo dire: ok, questo è un problema molto serio, molto spinoso, mettiamolo da parte, ma riapriamo il dialogo fra i due governi, fra i due paesi, abbiamo un sacco di cose che aspettano. Finalmente si è riaperta la fabbrica della Fiat di Cordoba, una fabbrica avveniristica chiusa, e attraverso una collaborazione con la Tata dell'India, l'azienda delle auto indiane, si è riaperta finalmente la Fiat a Cordoba, e ci saranno alcune migliaia di lavoratori che finalmente ricominceranno a varcare i cancelli di quella fabbrica. Ci sono adesso non mi voglio dilungare perché già la sto facendo lunga, e non c'erano rapporti fra i due paesi, ma dov'è la diplomazia che doveva diventare commercio, e dovevamo, come diceva il ministro degli esteri Berlusconi ad interim, che la diplomazia italiana doveva favorire il commercio e l'economia, quindi le ambasciate dovevano diventare quasi degli uffici commerciali.
si è visto, non si è fatto nemmeno il minimo, quello che anche una semplice ambasciata riesce per l'appunto a fare. E allora in tutta questa situazione abbiamo costruito il rapporto con questi paesi, e adesso il secondo viaggio ufficiale che ho fatto è stato in Centro America, perché in Centro America da ormai più di un decennio non c'era praticamente nessun rapporto, era una cosa veramente ignobile. Sarebbe forse meglio chiuderle le ambasciate, almeno si risparmia qualche soldo, se non servono per avere un dialogo politico con questi paesi. Bene, tutto questo è stato fatto, siamo andati in 4 paesi del Centro America, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Guatemala, tra un paio di mesi andremo anche in Salvador. In questi paesi, in particolare in uno di questi paesi, c'è stato un momento molto commovente, perché ho portato al presidente dell'Honduras la lettera personale del presidente Napolitano per la vicenda di quella giovane ragazza honduregna che, salvando la bambina italiana quest'estate sulla costa, mi pare Ligure, ha perso la propria vita. Ho potuto conoscere la famiglia di questa ragazza, una ragazza che aveva studiato economia all'università, e quella famosa immigrazione di persone che appunto provengono dalle contraddizioni massime del neoliberismo nel loro paese e che sono costrette poi a venire da noi. E c'è stato questo rapporto che ha ricreato le basi molto, diciamo così, se non altro è stato un atto d'amore supremo che sta creando un humus positivo fra i nostri paesi. In tutto questo lavoro, in tutti questi contatti, alcune cose di fondo le stiamo verificando, e cioè è necessario riprendere l'attività politica, ma è anche necessario riprendere l'attività economica. Non è che adesso arriva la sinistra al governo e parla solo di politica. Ci siamo accorti, per esempio, che nell'accordo Italia-Brasile firmato nel 1997, un anno dopo la vittoria del primo centro-sinistra, in quell'accordo veniva previsto, sancito, che da 3 anni successivi all'accordo, poi ogni 2 anni, posso sbagliare di qualcosa, ma più o meno questi sono i termini, doveva tenersi la riunione della commissione mista economica e di cooperazione Italia-Brasile, proprio per integrare di più l'economia dei due paesi. Bene, non si è tenuta neanche una volta. Quando abbiamo fatto l'incontro durante l'accompagnamento, diciamo, delle regioni italiane col governo, col mio omologo, col vice ministro degli esteri brasiliano, ci siamo accorti che non si era mai tenuta. E allora immediatamente abbiamo preso la decisione che subito a settembre si sarebbe tenuta a Roma la prima riunione della commissione mista. Si è tenuta, non è che la dobbiamo fare, il 28 settembre si è fatta, per la prima volta si è fatta la commissione economica mista Italia-Brasile, abbiamo parlato di biocombustibili, ci sono delle cose interessantissime che riguarderanno il CNR sulla questione dei biocombustibili, di cooperazione, di rapporti economici, cioè cose concrete, non diciamo così pura chiacchiera politica, che pure secondo me è molto concreta e importantissima, ma volendo fare una battuta. Quindi nemmeno queste cose erano state fatte. Questo è l'assurdo, che il vuoto, il totale disinteresse aveva riguardato tutto, non soltanto la politica, perché sempre più ci sono governi di sinistra e quindi non ci interessa perché noi siamo un governo di centrodestra, no, nemmeno l'economia, tranne che sul Venezuela, ma perché lì era troppo appetibile, diciamo, l'oggetto del desiderio. Per quanto poi riguarda la questione cubana e diciamo le cose, e con questo concludo, più specifiche, sempre sulla questione diciamo più specifica di questa vostra iniziativa, manifestazione di 3 giorni, sulla questione cubana. Chiaramente tutti gli occhi sono adesso puntati sulla malattia del presidente Castro, perché chiaramente dopo 50 anni questo diventa l'elemento di grande interesse. Però oltre alla cronaca, oltre a questo aspetto, che come dire siamo tutti interessati, però non puoi costruire una politica su quello, devi costruirla su altre cose, cosa sono stati i primi atti del governo? Sono stati i primi atti che io ho pensato
Io ho proposto ad Arena e ho pensato con molto, molto, diciamo, in modo molto preciso, cercando di non farmi trascinare soltanto dalla contingenza, anche perché chiaramente io personalmente, come militante politico, ho opinioni critiche su Cuba e quindi devo riuscire a ben separare quella che è una mia visione politica, su cui sono prontissimo a discutere sempre, da quelle che sono atti di governo. E quindi questa linea di demarcazione, che non sempre si nota e si trova, diciamo, abbiamo trovato nel nostro recente passato, era fondamentale per me, perché chiaramente diciamo, la questione cubana diventava una questione fondamentale, anche perché c'erano tutte le premesse, come poi non è che prevedessi il futuro, ma diciamo era anche abbastanza naturale che prima o poi ci fossero situazioni di questo tipo, purtroppo c'erano tutte le premesse perché bisognasse prepararsi a un'eventualità del genere. E allora, che cosa sono stati i primi atti che ho compiuto? Il primo atto, il primo proprio in assoluto, è stato mandare una lettera al sottosegretario alla giustizia, Ligotti si chiama, Ligotti, italiano, sottosegretario al Ministero della Giustizia italiano, per chiedergli di aprire formalmente come Ministero della Giustizia, che può farlo perché è deputato a quello, un dossier sul caso di Fabio Di Celmo. Perché al di là di articoli di giornale, opere cinematografiche come quella di un regista che ho potuto non ho potuto vedere ancora il film, ho potuto conoscere il regista e sicuramente saranno cose molto importanti, ma al di là di quello, come dire, la legge aveva aperto un dossier su questo, c'era stato un atto formale, io volevo sapere questo e dare indicazioni, sempre d'accordo con D'Alema ovviamente, d'accordo avendo prima chiesto il parere al Ministro, che questo dossier non avesse nessun limite, che potesse portare o a niente o a qualunque soluzione, cioè un dossier che potesse raccogliere tutti gli elementi relativi alla tragica morte di un cittadino italiano per cause di terrorismo e che le cui conclusioni fossero aperte, non ci fosse un imprimatum o una censura preventiva. Sulla base delle conclusioni poi diciamo, i livelli politici che dovranno prendere le decisioni le prenderanno. Per me deve essere completamente aperto. Questa è stata la lettera che ho mandato al mio omologo del Ministero della Giustizia. Dopo questo abbiamo fatto fare uno studio specifico all'ufficio legale del Ministero degli Esteri. Personalmente, per mia garanzia personale, ne ho parlato con l'amico e avvocato Giancarlo Maniga. Giancarlo Maniga è uno dei, insieme a Gentili, Sergio Gentili, è uno dei due avvocati che gratuitamente da quasi 15 anni difendono le famiglie dei cittadini, insomma sia Andrea che Jacopo conosceranno sicuramente, dei cittadini italiani che desaparecidos in Argentina, il processo in Italia che ha visto già condannare all'ergastolo in contumacia i militari argentini, eccetera, eccetera. Ebbene, mi fido molto, non perché non mi fidi degli altri, ma perché hanno un'esperienza specifica, hanno approfondito questo tipo di cose, quindi magari sono più avvezzi a non farsi sfuggire una cosa specifica, magari un altro avvocato bravissimo, però ha meno esperienza su questo. Quindi ho chiesto personalmente, non riservatamente, no, ma diciamo a titolo personale, anche un parere scritto a Giancarlo Maniga. Tutto questo si è fatto, ho chiesto, anzi l'altro giorno ne parlavamo con Jacopo Venier, di avere anche il testo dell'istanza o della denuncia che abbiamo scoperto dopo, perché non lo sapevamo, nessuno aveva raccolto tutte queste informazioni. Questo è il punto che aveva aperto, che pare abbia aperto, io non l'ho ancora vista, il padre di Celmo, Giustino, mi pare si chiama, di Celmo, e anche la copia degli spezzoni di filmato girati dal regista Angelo Rizzo, se non sbaglio il nome, se non confondo il nome, Angelo Rizzo, che potrebbero essere utili per la costruzione di questo dossier. Quindi stiamo facendo tutti questi passaggi.
Questo mi sembra importante, non per accanirsi su un fatto, ma perché non era mai stato fatto, per l'appunto. Cioè c'erano articoli e non c'era un dossier ufficiale, questo era l'assurdo. Poi il dossier porterà a nulla, porterà a una richiesta di estradizione. Lo vedremo nei fatti, è difficile dirlo prima, perché prima ci sono soltanto illazioni, ci sono soltanto ipotesi se non vedi tutte le cose concretamente. È quello che stiamo cercando di fare. L'altra cosa è quella della cooperazione. Ora, si può avere le opinioni più critiche del mondo su Cuba, e ce ne sono tante di queste opinioni, però una cosa è fondamentale: aver azzerato, non rimodellato, ma azzerato la cooperazione con Cuba. Voi mi insegnate che gli embarghi, e quindi l'azzeramento della cooperazione, non colpiscono mai i governi, colpiscono sempre i popoli, perché il governo, bene o male, poi un po' di riso e fagioli se lo trova, ma il popolo, quando non c'è, non c'è. Quindi aver azzerato la cooperazione con Cuba è stato un danno gravissimo, oltretutto anche un danno gravissimo sulla possibilità di usare, come dire, quella leva per mantenere aperto un dialogo anche critico. Te lo sei tolto la leva, è come dire, hai una vertenza aziendale, per prima cosa fai lo sciopero generale, e quindi poi che altra arma hai? Questa è l'ABC del lavoro sindacale. Cioè, se ti togli subito, se regali subito la tua arma principale, poi non hai più niente, quindi inizi con lo sciopero di reparto e poi alla fine si arriverà allo sciopero generale. Invece si è fatto esattamente il contrario, si è passati da un lavoro, da una presenza anche del centrodestra italiano a Cuba, veramente in parte persino inquietante, perché proprio nei giorni in cui c'erano gli arresti dei giornalisti indipendenti, su questo si può discutere, si può pensarla come si vuole, non voglio assolutamente convincere nessuno, ma gli arresti ci sono stati, cioè il fatto è avvenuto. C'era Moffa, presidente di AM della provincia di Roma, non ha nemmeno fatto una dichiarazione per dire ma forse si poteva, non so, fare diversamente, forse si poteva prima... No, niente, perché, come dire, dalla Compagnia delle Opere a tutti, interessava Cuba soltanto per ragioni economiche, sfruttamento del turismo, di opere, eccetera, eccetera. Si è passati da un estremo, quando poi hanno visto che erano un pochettino sbilanciati, diciamo così, all'estremo opposto, si è annullata, azzerata la cooperazione, che nessuno chiedeva di fare questo. Allora la seconda cosa, dopo il dossier su Fabio Di Celmo, che ho chiesto di fare, non l'ho chiesto così, che lettera ufficiale a Patrizia Sentinelli, al direttore generale della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, cioè cose formali, non chiacchiere, che ho chiesto di fare è di vedere concretamente come all'interno della politica comune europea, perché questo esiste, noi ne facciamo parte, anche se ci stiamo schierando come nuovo governo di centrosinistra più sul versante Francia-Spagna e non sull'altro versante dei paesi ex dell'est, diciamo così, quindi dentro però la politica unitaria, perché altrimenti non è pensabile, non ci sono le condizioni per uscire dall'Europa, diciamo. Però dentro questo di fare in modo che si vedessero le condizioni per riaprire canali di cooperazione, soprattutto di cooperazione sociale con Cuba. Ne abbiamo parlato ufficialmente con l'ambasciatore cubano, che ha riconfermato la contrarietà in questo momento del suo paese ad avere questo tipo di cooperazione con paesi europei. Ma noi l'impegno ce lo siamo presi. Non ci sono ancora le condizioni, benissimo, la questione rimane lì in sospeso, ma abbiamo riaperto l'ipotesi di poterla fare, perché prima rimaneva lì, si dava la colpa alla parte cubana, ma nessuno si era nemmeno degnato di vedere se c'erano le condizioni per riaprire progetti di cooperazione. Le condizioni ci sono, c'è una non volontà per ragioni politiche da parte cubana, aspettiamo, punto. Questo serve anche per dire che è necessario che su tante cose, come dire, la polemica politica, la lotta politica, che piace, credo a tutti quelli che stanno qui dentro, piace a tutti quanti, però si confronti con la realtà, si confronti con i fatti, non con le illazioni. Per esempio, su Cuba, verso fine luglio, sì,
esce un'agenzia, un comunicato, non so, di un sito internet, non so, che dice che Condoleezza Rice avrebbe chiesto a Massimo D'Alema di sostenere la politica di Bush di cambiamento di regime a Cuba e di mandare qualcuno alla riunione a Praga di gruppi anticastristi, che D'Alema avrebbe accettato questa cosa, avrebbe mandato e che in quei giorni su indicazioni di D'Alema sarebbe andato a Praga il sottosegretario Di Santo, noto anticastrista, critico di Chavez e di Evo Morales. Il giorno in cui io mi hanno telefonato per dirmi guarda chiamato, sì, prima di spararti sulla stampa, infatti, il giorno in cui, era questa cosa qua. Il giorno in cui mi hanno telefonato per dirmi questa cosa, che io sarei l'anti-Evo Morales, eccetera, eccetera, io ero a La Paz e stavo consegnando la bandiera della pace a Evo Morales, quindi ero a 12.000 chilometri da Praga, non D'Alema neanche sapeva di stare. Cioè, bisogna tentare. Poi parliamo nel merito, se vogliamo, si possono avere opinioni diverse ed è giusto che sia così, dentro un alveo che è questo, perché altrimenti sballiamo completamente, cioè ci si alimenta di quello che si è sentito dire, per cui allora si dice, ci si alimenta di questo e non si arriva alla sostanza, per cui l'altra sera eravamo all'incontro, non so se... No, ah no, tu c'eri con Verbinski, all'incontro con il grande giornalista argentino Orazio Verbinski, quello che, come dire, ha dato un impulso enorme alla ripresa di tutta questa discussione tremenda sugli anni del desaparecido, eccetera, facendo quel libro Il Volo, quel libro intervista a uno degli autori, poi pentito, eccetera, eccetera, Scilingo, di tutto quello che era successo. Vabbè, insomma, era venuto a Roma per deporre il processo in cui il governo italiano si è costituito parte civile, io ho rappresentato il governo nella prima udienza del processo, mi sono proposto perché siccome conosco quelle persone ormai da quasi 20 anni, ho chiesto a Prodi di essere io a rappresentare alla prima udienza il governo, è stato un atto mio personale. E c'era appunto Verbinski, allora si è avviato il dibattito e allora un ragazzo, insomma una persona è intervenuto dicendo ma perché D'Alema è andato 3 anni fa a incontrare il cardinale Pio Laghi a Buenos Aires, quindi vuol dire che D'Alema è d'accordo. E Verbinski dice ma guardate, io posso anche non essere per nulla simpatizzante con D'Alema, Verbinski conosce benissimo la politica italiana, quindi avrà le sue opinioni, ma il cardinale Pio Laghi è andato via dall'Argentina nel 91, è andato negli Stati Uniti. Cioè, molte volte le cose si alimentano su se stesse, chissà dove avrà sentito questa cosa, senza neanche meritarsi di dire, beh, scusa, si può criticare D'Alema, disagio, in mille modi, ma senza inventare niente, cioè, come dire, ce n'è abbastanza senza inventare, inutile inventare pure, no? Altrimenti, come dire, non c'è, veramente è grottesca questa cosa, Pio Laghi. Quindi, in tutto questo, voglio chiudere su un punto che mi ero dimenticato prima e chiudo davvero, che diceva Jacopo, che mi sembra molto importante, e cioè, il punto è l'Europa. Noi tutta questa discussione la facciamo senza quasi mai confrontarci con il livello europeo, ma che si debba fare l'accordo Unione Europea-Mercosur, chi lo decide? Ma che bisogna tentare un'iniziativa specifica sui paesi andini, chi lo decide? Ma che l'accordo di associazione, l'unico che sembra avere in questo momento poter avere qualche passo in avanti con i paesi centroamericani, chi lo fa? Ma la questione del protezionismo, delle barriere doganali con tutto l'annesso e connesso, altro che cooperazione, la cooperazione è lo zero virgola rispetto a quello che potrebbe essere per l'economia e l'agricoltura latinoamericana, non la cancellazione delle barriere doganali, la riduzione delle barriere doganali europee, chi lo fa?
E allora su tutto questo c'è un deficit di presenza italiana a livello europeo. Tutto ciò che riguarda l'America Latina, voi avrete le stesse informazioni, insomma più o meno che abbiamo tutti, l'80% lo fa la Spagna a livello europeo. Bene, male, probabilmente bene, ma comunque passa attraverso quel canale. Allora, delle audizioni che ho chiesto, credo per la prima volta, un sottosegretario per l'America Latina chiede l'audizione alla Commissione Esteri della Camera, era presente Jacopo, e del Senato, che farò dopo domani, ne ho chiesta una terza a Parlamento Europeo e Commissione Europea, senza i quali, soprattutto la seconda, ma di cosa parliamo? Facciamo costruzioni poste, che poi è appunto la parte del governo europeo. Quindi il 25 a Strasburgo al Parlamento Europeo, il 26 ottobre a Bruxelles alla Commissione Europea, non occorrerebbe fare, no, vado, e c'è già il programma degli incontri dove andrò a dire queste cose, con dati, cifre, non in un modo così, diciamo, schematico per ragioni ovvie, ma a dire esattamente queste cose, a cercare di fare questo lavoro con quella sinergia a livello europeo con la Spagna, che credo sia la condizione migliore per presentarsi in quelle realtà. Scusate se l'ho fatta forse troppo lunga, però ho cercato di fare esattamente quello che, se io fossi stato seduto lì, mi sarei aspettato, cioè una messe di informazioni, di fatti, di cose su cui ragionare, su cui anche dissentire, ma almeno su qualcosa e non soltanto su ipotesi di lavoro. Grazie. Beh, io concluderei questo incontro ringraziando ovviamente Miguel Mejides, Jacopo Venier, soprattutto Donato Di Santo per questo incontro, che proprio serviva a questo, a cercare di cominciare a conoscere il lavoro che si sta facendo, di confrontarci, di cercare appunto di far risaltare le cose che ci uniscono e di discutere delle cose che ci dividono, delle diversità, perché nel dialogo credo sia sempre la cosa migliore da fare anche quando ci sono diversità. Quindi ringrazio ancora i nostri ospiti, vi do appuntamento sicuramente al prossimo anno per una nuova edizione della festa che speriamo appunto tragga anche, come dicevo all'inizio, da questa esperienza una linfa, un alimento per fare sempre meglio. Grazie a tutti. Grazie.